Il tiranno non discute. Articolo pubblicato su Akut il 21 maggio 2021. Il tiranno non discute. Il 17 maggio 2021 ascoltavo la radio del mattino quando, improvvisamente, una voce femminile ben articolata e calma dice: "Cosa facciamo con le persone che lavorano in esterno?" In tedesco Außendienst significa molte cose, tutti quelli che lavorano all'esterno in attività esterne, può essere dalla guardia medica fino al netturbino. Ebbene, cosa facciamo con le persone che lavorano in esterno e dicono: "Beh, non voglio essere vaccinato"? Anch'io mi sono chiesto: cosa ne facciamo di questi? Ma la domanda che mi sono posto era: cosa facciamo con queste dichiarazioni trasmesse da una radio pubblica? Da dove vengono queste gemme di intelligenza e comprensione democratica? Da quale passato? Com'è stato lavorato il terreno sociale per poter accettare una dichiarazione che sarebbe stata considerata impensabile, profondamente autoritaria prima del 2020? Quali vecchi fantasmi stanno qui uscendo dagli armadi? A volte mi sembra quasi di sentire di nuovo un vecchio motto con una leggera variazione. Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del coronavirus. Ma com'è seriamente possibile, in un'epoca che si definisce democratica, chiedersi cosa facciamo con quelli che la pensano diversamente, che vogliono essere diversi, o con le persone che non vogliono farsi iniettare un farmaco prodotto in fretta e furia e di cui effetti collaterali già provati vanno dalla paresi facciale al caso estremo della morte? Bene, cosa ne facciamo di questi? Com'è anche possibile che su una domanda del genere posta alla radio, che non ha nulla di informativo o di giornalistico, e questi effetti collaterali vengano completamente ignorati, non menzionati, mentre si dipinge un quadro fosco di coloro che non vogliono rischiare la loro salute in nome di un ipotetico beneficio? Che fine ha fatto il principio di precauzione che avrebbe dovuto guidare tanto la politica quanto la sanità? È possibile porre così tranquillamente questa domanda e dire ancora che siamo una società libera? Può A essere allo stesso tempo anche non A? Non bastava il discorso politico distopico di una società in cui i vaccinati hanno più diritti degli altri? A quanto pare non era abbastanza. Non è mai abbastanza. Ma viene da chiedersi: chi beneficia di questa costante escalation? Questo gioco del mettere gli uni contro gli altri. Un momento, ma questo fomentare la divisione sociale non era forse un vecchio assioma degli antichi romani? Eppure la logica politica romana del divide et impera venne già chiamata o definita un riprovevole assioma della tirannide da James Madison, uno dei padri fondatori della nazione americana. E allora? Questo significa forse che una società in cui si attua metodicamente una politica di divisione tra i cittadini è una società che sta facendo i primi passi sulla strada della tirannide? Solo una domanda. E prima che qualcuno arrivi e se ne esca con qualche bizzarra definizione della tirannide, possiamo dire che questa è essenzialmente definibile come un potere arbitrario ed oppressivo, ed un esercizio duro e crudele della forza sul popolo o su una parte di esso. E l'accento qui è su una parte di questo. Questa è una definizione sociologica classica su cui tutti si trovavano d'accordo almeno fino al 2020. Ed oggi? In questo particolare momento storico in cui si può facilmente parlare alla radio su cosa fare di quelli che la pensano diversamente?
Nel libro di Theodor Adorno, Minima Moralia, Meditazioni dalla vita offesa del 1951, c'è un passaggio seppellito tra le pagine in cui si parla di un decadimento dell'evidenza logica come tale che rende possibili gli eccessi delle ideologie. Quando, in nome di un virus, uno solo tra miliardi di virus che esistono in natura e nell'uomo, si propongono non solo progetti politici in aperta contraddizione con i principi costituzionali e liberali delle società democratiche, ma anche modi possibili su come trattare con chi non vuole essere iniettato, non è anche questo un evidente decadimento dell'evidenza logica citata da Adorno e che caratterizza l'ideologia? La caduta nell'assurdo non è forse l'ennesimo criterio della tirannide? Tutta la tirannide si basa sugli arbitri del potere che decidono da un giorno all'altro e senza alcun consenso ciò che è bene e ciò che è male, ed il cittadino deve solo obbedire e tacere. Se volessimo, potremmo anche notare a questo punto un'altra delle tante differenze tra tirannide e democrazia. Il tiranno decide e poi utilizza i suoi mezzi di propaganda, cioè una sottile coercizione, per ottenere il consenso, per far sì che le masse si adeguino a quello che egli ha già deciso. In una democrazia, almeno come era intesa fino al 2020, la decisione dovrebbe invece arrivare attraverso il consenso e il dibattito. Il tiranno non discute, decide e poi lascia che i suoi strilloni raccontino questa decisione come inevitabile ed ineluttabile. Non a caso, il filosofo Carlo Otto Apel, noto esponente dell'etica del discorso, diceva infatti con acume: il voto non è ancora consenso. Per fortuna, un'assurdità, anche se condivisa da milioni di persone, rimane pur sempre un'assurdità. Ma quando questa viene sospinta dai tamburi dell'apparato dei mass media, come purtroppo è già successo nella storia, anche l'assurdità comincia lentamente ad apparire con una veste di legittimità. E mentre l'irrazionalità e la propaganda si rivestono di abiti sempre più sgargianti, la verità viene sempre più spogliata e appare sempre meno vera. La bugia ha mentito se stessa come vera, direbbe Günther Anders. E se oggi il noto bambino della fiaba dicesse di nuovo che l'imperatrice è senza vestiti, i semi analfabeti intorno a lui griderebbero: taci e accendi la televisione.